Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il Santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Salga a te, Signore, che troviamo al numero 18. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. La prima lettura leggiamo dagli Atti degli Apostoli. San Paolo che ricorda la storia di Israele, l'elezione, la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto, il deserto, entrata nella Palestina. I cristiani di Gerusalemme e di Antiochia fanno parte di questa storia. Anche la nostra storia fa parte della storia della salvezza. E anche noi veniamo da una storia, da una vita, antepassati, cristiani, famiglie, tradizioni. Teniamo presente e ringraziamo il Signore per quanti hanno preparato anche la nostra storia e la nostra vita cristiana. Ci prepariamo a celebrare l'Eucaristia chiedendo perdono dei nostri peccati. Signore, che asseso alla destra del Padre ci fai dono del tuo Spirito, Kyrie eleison. Cristo che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison. Signore che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison. L'Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che innalzi la natura umana al di sopra della dignità delle origini, guarda l'ineffabile mistero del tuo amore, perché in coloro che hai rinnovato il sacramento del battesimo siano custoditi i doni della tua grazia e della tua benedizione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Salpati da Paffo, Paolo e i suoi compagni giunsero a Perge in Panfilia. Ma Giovanni si separò da loro e ritornò a Gerusalemme. Essi invece, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiochia in Pisidia e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dire loro: «Fratelli,
se avete qualche parola di esortazione per il popolo, parlate. Si alzò Paolo e, fatto cenno con la mano, disse: «Uomini di Israele e voi timorati di Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri e rialzò il popolo durante il suo esilio in terra d'Egitto e con braccio potente li condusse via di là. Quindi sopportò la loro condotta per circa 40 anni nel deserto. Distrusse 7 nazioni nella terra di Canaan e concesse loro in eredità quella terra per circa 450 anni. Dopo questo diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. Poi essi chiesero un re e Dio diede loro Saul, il figlio di Chis della tribù di Beniamino, per 40 anni. E dopo averlo rimosso, suscitò per loro Davide come re, al quale rese questa testimonianza: «Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: «Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali». Parola di Dio. Canterò in eterno l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà: «Tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza». Gesù Cristo, testimone fedele, primogenito dei morti, tu ci hai amati e hai lavato i nostri peccati nel tuo sangue. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù disse loro: in verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura: colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono. In verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Gloria a te.
Gli Atti degli Apostoli ci ricordano la vita, l'annuncio, il Vangelo nelle prime comunità cristiane. E Paolo approfitta di questo annuncio per dire che c'è una relazione tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Cristo è il compimento delle profezie dell'Antico Testamento. Ricorda la storia che ha preceduto, la storia del popolo di Israele, la promessa fatta del Salvatore e la realizzazione in Gesù Cristo. Ecco, dicevo, è anche la nostra storia questo, la nostra vita cristiana, la vita della Chiesa di oggi, non è separata da questa storia e continua a realizzare quello che sono le promesse non solo dei profeti ma anche di Cristo, che ha portato la riconciliazione, la salvezza al mondo e che continua anche nella nostra vita, nei sacramenti, nella vita della Chiesa. È bene tenere presente questo, perché abbiamo ricevuto dalle famiglie, dalla Chiesa, la vita cristiana, e siamo chiamati anche noi a presentarla agli altri, trasmetterla al nostro tempo, alle nostre famiglie, alla nostra società, come hanno fatto gli Apostoli e San Paolo. Gesù nel Vangelo ricorda, dopo aver lavato i piedi agli Apostoli, e questo segno, questo simbolo tanto importante nella vita di Gesù, e ricorda agli Apostoli che il servo non è maggiore del padrone, che il discepolo non è maggiore del maestro. Quello che è successo al Maestro, quello che è successo a Gesù, succederà anche agli Apostoli. E infatti chiede che anche loro lavino i piedi, si lavino i piedi gli uni e gli altri. Servizio della Chiesa e servizio della vita cristiana. Ricorda anche il fatto che condivideranno anche la passione. Passione e morte. Se non essere maggiori del Maestro, non essere maggiori del padrone, vuol dire seguire il suo esempio. Gesù ha lavato i piedi, ma Gesù è salito sul Calvario e ha lavato il cuore del mondo, delle persone. E ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà venuto, crediate che io sono. Gesù prepara la sua passione, la sua morte, e prepara gli Apostoli a seguirlo. Chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Gesù manda gli Apostoli a annunciare il Vangelo, dice: chi vi accoglie, accoglie me e accoglie colui che mi ha mandato. Ecco la relazione che c'è tra Gesù e gli Apostoli. La missione di Gesù e la missione degli Apostoli parla di accoglienza. In che consiste la nostra vita cristiana, la vita della Chiesa? Consiste prima di tutto nel riconoscere e accogliere Gesù Cristo, la sua parola, la sua salvezza, e trasmetterla agli altri, perché il dono di Dio non sono solo per alcuni, ma sono per tutti. Ecco quello che Gesù chiede agli Apostoli, lo chiede anche a noi, se vogliamo seguirlo e essere suoi discepoli.
ti accorgi, oh Signore, ti sei gradito questo sacrificio, oggi si come dinanzi a te. Lavami, Signore, dal mio cuore, purificami dai miei peccati. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Salgono a te, o Signore, le nostre preghiere, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore, possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua lode, la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra. Le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome e il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con una preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Questo è il mistero della nostra fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione, ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa
la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Leopoldo, il Beato Tommaso e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Dante, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ha preparato gli Apostoli perché lo seguano nella sua missione, nel suo dono per l'umanità. La Chiesa prepara anche noi con la parola di Gesù, con i sacramenti, perché possiamo seguire e vivere il messaggio che Cristo ci ha trasmesso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soldato la parola, e io sarò salvato. Corpo e sangue di Cristo mi custodisco per la vita eterna. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che nutrito di te spiritualmente possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi, non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi, nell'ora della morte chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo unico pastore della tua Chiesa. Per intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo spirito perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Amen. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Con la benedizione del Signore, andate in pace. Inno di San Leopoldo, 191, prima e ultima strofa. O San